appassiscono in fretta all'ombra dell'ultima speranza. Mi incontrasti da sola e mi hai presa con un foglio per portarmi a piovere e piovere. Da cacciatore di tramonti. Beh, cioè, direi comunque dopo una canzone del genere direi che è sì, giusto, no? Che ci sia un po' di silenzio, diciamo, sì. Che tende a realizzare l'obiettivo di un musicista, non suonare, ma essere suonato, insomma, in tutti, sì, i sensi. Il massimo di un musicista è silenzio. E poi la sintesi è tutto nel, sì, silenzio. Quindi andiamo anche sul mistico. John Cage Docet. Sì, 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 io sono un pochettino più verso i Ramones comunque. Va bene anche John Cage. Cioè, il mio gruppo preferito ultimamente a Bologna sono gli Into the Baobab, il cui inno è eutanasia medicina, per cui sì, ti lascio immaginare. Immaginiamo, sì. Le ragazzine con i capelli verdi, così. E, ottimo metralli, grande. E comunque... Ma la metralli chi è? Cos'è? La metralli è un nome, quindi... È una roba che riguarda, non so, Modena, non so. No. Il meteo. No, 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 la metralli. Mercalli? No, non c'entra, no, con Mercalli. No, assolutamente. La metralli è un nome senza senso, e quindi ci piaceva questa cosa, che qualcosa di senza senso, ma che evocasse semplicemente una musicalità, l'idea di qualcosa che accade, che vive. Hm? Quindi alla fine un nome deve fare questo, deve fare vivere le cose. Non è detto che debba avere un senso riconosciuto, quindi metralli, poi in Emilia si dice la metralli con l'articolo. È un po' spiazzante, raggiunge lo scopo. Sì, per fortuna. I ragazzi hanno cominciato il prossimo brano, che è un brano dedicato al cuore, di una donna che parla al proprio cuore, stanco, stanco. Thank you.
la Metralli. Volo Basalai, recita Fujiko, 300. Recita del CAC, Bologna, ma vicino anche a Modena. Mi guardano così, sono sorridente, un po' tra sorridente e l'attesa, che devo dire, non so. Ma le prossime date, ragazzi, non so, come, dov'è che si può ascoltare, le prossime settimane, non so, sulla Rai? Sì, faremo uno speciale su X Factor, finalmente potremo insultare la Rai, lo Stato, tutta la produzione. Vabbè, Morgan l'avete conosciuto, quindi... Morgan no, perché è arrivato come una cometa ed è, si è eclissato... Come la renna, è andato via con la renna. Come un crepuscolo proprio. Si è autosniffato. Sì, non ha voluto nessuno sul palco, quindi proprio... Sì, no, ha fatto tutto uno show incredibile. Uno show anche in quel contesto lì. Vabbè, ma al di là di questo, al di là di questo, Marcella appunto Menozzi voleva dire qualche cosa in merito. Noi abbiamo qualche data in programma. Non in merito a Lilai. Non in merito a Morgan, ma in merito a Lilai della Metralli. Innanzitutto abbiamo un sito, lametralli.com, che Che deve essere aggiornato, perché non ci avete messo dentro ancora il premio che avete preso. No, abbiamo messo una specie di bollino, ci sono anche le ultime recensioni. Però Marcella voleva fare un appello, e lo farà perché... perché sente il bisogno di dirlo. Dai. Avvicinati Marcella. Sì. Appelliamoci. Dunque, l'appello, al di là della Rai, della TV, di X Factor, che... Va bene se ci sono, perché comunque la gente così è contenta a casa, cucina, ma sì. La cosa più importante per quanto riguarda noi è i live, che cioè un musicista, al di là del premio, al di là del disco, al di là di tutto, è un musicista, è un musicista, e quindi deve suonare, perché non gli basta suonare soltanto per fare il disco o per fare le audizioni per i concorsi, ben venga tutto ciò. Il problema sono i live, come sappiamo non è un grande momento, quindi non è che possiamo prendercela con qualcuno in particolare, ma si può comunque sempre continuare a sperare, e oggi vogliamo anche cogliere l'occasione per dire che noi ci siamo, siamo disposti a suonare e abbiamo bisogno però di che qualcuno crede in noi, noi abbiamo... Siamo seguiti dalle persone che credono in noi, ma abbiamo bisogno di più persone che credono in noi e che abbiano voglia, non dico di sposarci, perché nessuno di noi si vuole sposare per ora, ma perlomeno fidanzarsi con qualcuno. C'è una che è a casa, aspetta un figlio, non lo so. Non è sposata, però al di là di questo, credere e investire tempo e... Avete bisogno di booking o di fan club? No, booking. È il disperato bisogno di booking, che in Italia è in gravissima difficoltà in questo momento, nel senso che è già di per sé difficile, ma in questo momento è ancora più difficile far circuitare e trovare occasioni per musica dal vivo. Quindi abbiamo bisogno di qualcuno che abbia voglia di investire in termini professionali, la Metralli, sì. Ci sono delle brave persone, adesso vediamo, sono tanti. Casomai venendo con uno e due, poi dopo, insomma, speriamo, vediamo. Ci metta in prova, che ci metta in prova anche un po', qui.